24 giugno, 105 anni dopo, oggi rinasce ufficialmente Alfa Romeo. Sono qui al Museo di Arese ancora, la presentazione è finita, è stato un giorno molto importante, allora vi voglio riepilogare quelle che sono state le dichiarazioni e le promesse più importanti fatte dal top management FCA. Cominciamo con Bester, il capo del marchio Alfa, che ha parlato di rinascimento Alfa Romeo e ha lanciato una bella frecciatina ai tedeschi. Ci siamo abituati a prodotti tutti urbani, brand diversi, vero? Perché ce ne sono molto di più di una volta, ma auto con lo stesso aspetto, le stesse prestazioni, le stesse dimensioni, gli stessi contenuti. Oggetti utili, ma intercambiabili, sostituibili. E perfino i brand premium offrono fondamentalmente oggi lo stesso tipo o tipologia di prodotto. Ma al volante la differenza si nota. La differenza si sente. Sì, sono buoni prodotti, certo, ma sono freddi, tecnocratici e volendo esagerare si può dire persino noiosi. Noi siamo andati oltre, abbiamo immaginato, abbiamo pianificato e abbiamo realizzato il rinascimento Alfa Romeo. Il modo in cui abbiamo scelto e costruito tutti i contenuti componenti, il modo in cui li abbiamo messi insieme, è quello che alla fine vi farà sentire la differenza. Poi ha parlato Philip Creeves, il capo del progetto Giorgio, che ha dato qualche anticipazione molto succulenta sull'architettura della Giulia. Sentite. La vera Alfa si distingue dai suoi motori all'avanguardia e innovativi. E tutti i nostri motori sono interamente in alluminio, per ridurre i pesi assoluti della macchina e soprattutto il peso sulla anteriore. Il nuovo riferimento per gli amanti di Alfa Romeo e il 6 cilindri biturbo benzina. Questo propulsore unico per tecnologia e prestazione è stato creato ispirandoci dalle tecnologie e delle competenze della Ferrari. Un altro aspetto decisivo per il piacere di guida è la perfetta distribuzione dei pesi, 50-50, tra i due assi. E questo l'abbiamo raggiunto grazie a un'attentissima gestione delle masse, del loro posizionamento e dei materiali. Per il massimo controllo della ruota rispetto alla carrozzeria, delle situazioni e per gestire la trazione, la stabilità e il filtraggio di vibrazione abbiamo sviluppato una nuova sospensione posteriore, la sospensione Alfa Link. Per l'anteriore anche abbiamo sviluppato, inventato una nuova sospensione a quadrilatero però con asse di sterzo semivirtuale, questo di nuovo per il filtraggio di vibrazione e per garantire anche un modo veloce e preciso di sterzare. Prima di tutto il torque vectoring, quello vero, perché ci sono tante coppie nel mondo, quello vero, che grazie alla sua doppia frizione permette al differenziale posteriore di controllare separatamente la ruota destra e la ruota sinistra in ogni situazione di guida. Le autotrazioni posteriori possono essere a volte difficili da guidare sul bagnato o sulla neve e chiedere importanti, invasivi interventi dei controlli di stabilità, ma su un Alfa si guida sempre, non si viene mai guidati. Il selettore DNA dell'Alfa Romeo modifica il comportamento dinamico della vettura in base all'opzione scelta dal guidatore. Dynamic per una guida ad elevata adrenalina. Natural per l'emozione semplice e vera della vita di tutti i giorni. Advanced Efficiency, che per la prima volta montiamo su un Alfa Romeo, che è una modalità di risparmio energetico. E ovviamente per le versioni ad alte prestazioni, la posizione Rex. Tanti ci stanno chiedendo di vedere un po' più da vicino l'abitacolo della macchina, che però non si può vedere perché le auto sono chiuse, ma qualcosa si è visto in conferenza. Entriamo nell'abitacolo e vediamo che l'interfaccia uomo-macchina in realtà si compone di solo due comandi, solo due rotativi. Uno, di cui abbiamo appena parlato, per la regolazione dei parametri di guida, l'Alfa DNA appunto, e l'altro per i sistemi di infotainment. Tutte le funzioni sono controllate da questi soli due comandi, talmente semplice che persino un adulto li capisce. Ma Alfa Romeo significa anche design e Lorenzo Ramacciotti ha spiegato cosa significa per un designer disegnare un'auto con un perfetto equilibrio dei pesi, 50-50. Per bilanciare al meglio le masse, il motore e la meccanica devono collocarsi tra i due assi. Abbiamo sfruttato questo concetto disegnando sbalzi molto ridotti, un lungo cofano e lunghi parafanghi anteriori. L'abitacolo è arretrato e appoggiato sulle ruote di trazione.
e i parafanghi anteriori muscolosi segnalano visivamente il punto dove la potenza viene scaricata a terra. Tutto questo si traduce in un passo estremamente lungo, contenuto in una carrozzeria tra le più compatte. Il momento più emozionante, il Nessun Dorma dedicato alla Giulia da Andrea Bocelli, ed è stata un'ovazione. Al grande capo Sergio Marchionne, che ha ammesso una volta di più gli errori fatti dal gruppo Fiat con il marchio Alfa Romeo e ha dato una definizione tutta sua del concetto di diversità della nuova Giulia. La Giulia è la sintesi di tutto quello che avete sentito oggi pomeriggio, del primo esempio del nuovo corso, di un'Alfa che è di nuovo pura e autentica Alfa Romeo. È la quintessenza di ciò che la gente si aspetta da un marchio glorioso come questo. Perché potrei raccontarvi quest'altro dal punto di vista tecnico delle prestazioni. E basterebbero forse pochi numeri, un motore a 6 cilindri da 510 cavalli, un'accelerazione da 0 a 100 in 3,9 secondi, un rapporto peso-potenza di 2,99. O potrei dirvi che la Giulia è un'altra auto perfetta, ma vorrebbe dire che è qualcosa di freddo e di replicabile. La bellezza non fa mai coppia con la perfezione, sta nell'unicità, dell'emozione, dell'intensità. Per questo preferisco dirvi perché la Giulia è diversa, perché la nuova Alfa Romeo è diversa. Tante belle parole, tante belle promesse, ma è certo che questa volta o la va o la spacca. E noi non aspettiamo altro che provare la macchina su strada fra qualche mese. E ora la parola aspetta a voi, diteci cosa ne pensate. Cosa pensate di questa nuova Alfa Romeo?